Buongiorno e ben ritrovati alla strategia del 15 luglio 2022. Dopo questa super luna piena nel segno del Capricorno che si è conclusa ieri e di cui avevamo parlato e con la quale ci eravamo lasciati la settimana scorsa, come potremo vedere, quello che è stato previsto dalla strategia si è realizzato. Basti vedere gli ultimi tre video, che già dai titoli si può evincere tantissimo. Il terz'ultimo video si chiama Lilith e Marte e l'assalto al potere. Il penultimo si chiama L'immensa pressione su Plutone in Capricorno, la potenza trainante dei segni cardinali, e l'ultimo sulla luna piena, si chiama Il risveglio dei popoli fa retrocedere il potere. Abbiamo analizzato in questi tre video quello che stava succedendo dalla luna nuova fino all'attuale luna piena che si è conclusa ieri e come notizie in tutto il mondo a favore del popolo, quindi a favore di tutti quegli elementi cancerini che adesso sono più forti con la presenza di Sole, Mercurio e Lilith e con la luna nuova che è iniziata nel cancro, ci sono state rivolte, rivoluzioni, il popolo appunto che si risveglia e fa dei passi avanti mentre il potere comincia a vacillare, altri casi in cui il potere ha vacillato da solo, senza l'intervento del popolo, quasi come un regalo che i pianeti hanno fatto ai popoli, per dire chi la dura alla fine la vince, basta aspettare i momenti zodiacali e planetari più propizi, come questo qui attuale, e aspettare che la giustizia e il bene facciano il suo corso. Nell'ultimo video fatto una settimana fa abbiamo previsto che la luna di ieri avrebbe portato altre ulteriori notizie in questo senso, quindi altre sorprese, altre rivoluzioni, altro vacillamento del potere, e andremo a vedere ora in questa puntata la carrellata di tutto quello che è successo dalla luna nuova nel segno del Cancro fino alla luna piena nel segno del Capricorno, e vediamo che la lista è interminabile e si conclude con la stupenda giornata di ieri con la luna piena nel Capricorno, dove appunto quello che ci attendava, quindi ulteriori notizie a favore del popolo e contro i poteri forti, la realizzazione del loro vacillare, sono arrivate puntuali come previsto una settimana fa dall'Astro TG. Ma prima di cominciare lanciamo la sigla, così avete il tempo di mettere like, di abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto, e solo per chi vuole ricevere una notifica sul cellulare proprio si può cliccare sulla campanellina. Se le notifiche sono troppo invadenti potete sempre togliere in futuro l'opzione della campanellina. E rieccoci all'Astro TG per fare un resoconto di questa luna piena nel segno del Capricorno, la luna piena che sfida il potere, come l'abbiamo descritta la settimana scorsa, che fa retrocedere il potere e che lo fa vacillare, e nessuno si poteva aspettare quello che è successo proprio durante questa luna piena e di cui andremo a parlare. Però faremo una carrellata di tutto quello che è successo fin dalla luna nuova nel segno del Cancro per poi arrivare alla luna piena. La potremmo definire la luna piena del 14 luglio, la luna piena della rivoluzione francese. Avevamo già parlato la settimana scorsa nel video che faceva le previsioni su questa luna piena nel segno del Capricorno, di come l'assalto del popolo srilankese alle sedi del potere, che hanno cacciato praticamente via, hanno eradicato i parlamentari srilankesi, è stato quasi una presa della Bastiglia, come avvenne in Francia. Quindi possiamo capire che effettivamente il segno del Cancro è proprio il segno dei popoli, il segno del risveglio dei popoli. Quando ci sono elementi così forti, come la luna nuova e poi la luna piena nel segno opposto del Capricorno, quando iniziano a transitare più pianeti come Sole e Mercurio in questo momento, ma in più pianeti lenti, in questo caso non un pianeta ma un punto del cielo come quello di Lilith, che però è assimilabile a un pianeta lento perché è abbastanza lento nei suoi movimenti. I pianeti lenti portano grandi cambiamenti considerevoli nel mondo attraverso i valori del segno che percorrono. Ecco perché questo transito del Sole, di questi pianeti veloci, questa volta attraverso la luna piena, luna nuova,
sta avendo degli effetti maggiori rispetto al 2020 e 2021, perché adesso appunto vi sono pianeti più lenti che portano cambiamenti maggiori perché insistono di più sui valori di un certo segno. E quindi dopo tutto questo tempo in cui i transiti dei pianeti più lenti sono avvenuti nel segno del Capricorno e tuttora vi è Plutone agli ultimi gradi, bene, adesso stiamo respirando una reazione dei valori cancerini pro popolo contro i valori che invece sostengono le élite, i poteri oscuri, i poteri forti del segno del Capricorno, ma soprattutto da un segno del Capricorno assediato da Plutone. Lo potete vedere negli ultimi video, abbiamo parlato proprio di questo controassedio a Plutone nel Capricorno con tutti i pianeti che hanno fatto pressione su questo astro. Questo è proprio un video da vedere insieme agli ultimi tre. Quindi ecco perché questa luna piena nel segno del Capricorno, nonostante la luna sia in esilio nel segno del Capricorno, è stata così forte, che comunque la luna governa il Cancro e la lunazione dalla luna nuova alla luna piena è partita proprio dal Cancro. Dalla luna nuova in Cancro, dove la luna è in domicilio, vi è stata tutta la lunazione fino alla luna piena, dove la luna ha portato a compimento con la luna piena i progetti lanciati durante la luna nuova nel suo domicilio in Cancro. Quindi una luna piena in Capricorno è diverso da un semplice transito della luna nel segno del Capricorno. Quindi, oltre alla presenza di pianeti lenti nel segno del Cancro, insieme a quelli veloci, vi è anche la luna nuova che fa la sua lunazione fino alla luna piena e che porta a compimento i progetti del Cancro. In un 2022 dove il Capricorno, segno opposto al Cancro, è molto più debole rispetto al 2021 e il Cancro è più forte con la presenza di Lilith. Quindi una luna piena nel Capricorno, sebbene la luna è in esilio nel Capricorno, è comunque diverso da un semplice transito della Luna nel segno del Capricorno, come dicevo, che vi è tutta la potenza del progetto della lunazione che va dalla Luna nuova alla Luna piena e poi si conclude il mese con la Luna calante. Una Luna piena in Capricorno deve essere per forza forte, in quanto manda avanti il progetto della Luna nuova che nasce proprio nella sede della Luna, cioè nel segno governato dalla Luna, che sarebbe il segno del Cancro. E poi soprattutto questa qui è, non dimentichiamoci che era una super Luna, quindi ecco il perché di questa super potenza pro popolo che è stata capace di espletare la Luna durante questa lunazione, dalla Luna nuova alla Luna piena. In più non vi erano stelle fisse, come abbiamo visto nell'ultima puntata, che potevano portare qualcosa di maligno in sostegno di quel Plutone che si trovava, come avevamo detto, implicato in questa luna piena. Quindi una luna piena così forte, così positiva, che porta i messaggi del Sole dal Cancro a illuminare i cieli capricornini secondo i valori e i dettami del Sole in Cancro, segno di cui la Luna è governatrice. E quindi Plutone era veramente isolato in questa situazione. I poteri oscuri, i poteri di tutte le nazioni che cercano di instaurare una dittatura mondiale, erano veramente senza alcun appoggio. E lo abbiamo visto e lo vedremo ora nella carrellata degli eventi che ci sono stati dalla Luna nuova fino alla Luna piena. E oltre a non esserci stelle fisse negative che potevano far andare gli eventi diversamente, vi erano invece i gradi sabbiani che, come potete vedere nell'ultimo video, sono stati interpretati proprio dall'Astro TG in questo senso. Vi era il grado sabbiano della donna che attendeva un veliero nel mare e l'Astro TG aveva detto che questo veliero erano nuove notizie pro popolo e contro i governi che erano in arrivo, e questo era il grado sabbiano del Sole nel Cancro, mentre il grado sabbiano della Luna in Capricorno parlava di un generale che rappresentava il potere che si piegava agli eventi, ed era stato interpretato dall'Astro TG o come un epilogo della guerra e di un capitolare di Zelensky, che però non è il caso, sebbene la guerra sembra adesso messa un po' in pausa, ma soprattutto aveva interpretato questo generale che si inchina e proclama la sua disfatta come lo stesso potere che abbassa le braccia e dice va bene, io parto in ritirata. E veniamo ora alla carrellata di quello che è successo dalla luna nuova e poi via via per questi 15 giorni fino alla luna piena e il grande exploit di ieri, proprio l'ultimo giorno di questa luna piena. Allora, tutto è iniziato con le operazioni
incredibili della Corte Suprema degli Stati Uniti, di tutti i membri della Corte Suprema che erano in maggioranza repubblicani, messi lì strategicamente da Trump prima della sua sconfitta alle ultime elezioni, la vittoria molto controversa di Biden, e quindi le leggi che sono state modificate a favore del potere tradizionale contro i nuovi poteri transumani e di stampo satanico. Quindi la legge sul porto d'armi, che favorisce finalmente il porto d'armi, la possibilità cancerina del popolo di difendersi dai poteri occulti superiori, e la legge contro l'aborto, che non è veramente la legge contro l'aborto, ma la legge che permette ad ogni stato americano di decidere, secondo il volere popolare, cosa fare a livello dell'aborto, mentre prima i governi oscuri, satanisti, consumatori di adrenocromo, che fra l'altro mettono i feti morti nei sieri sperimentali, avevano imposto la legge pro-aborto in tutti gli Stati Uniti d'America. In seguito vi è stato incredibilmente il 7 luglio, 7-7, un incredibile attacco alle Georgia Guidestones, che erano questa scultura imponente di stampo appunto luciferino, dove vi erano i 10 comandamenti luciferini, che, ai quali si ispirava poi il World Economic Forum per i suoi progetti sull'economia mondiale e sul Grande Reset, e poi l'Agenda 21-2030, che ormai si chiama Agenda sullo sviluppo sostenibile o la decrescita felice dell'ONU, che descrive tanti bei progetti, apparentemente bei progetti, ma che per ottenerli occorre passare attraverso tanto male e tante opere che vanno contro l'umanità. In seguito ci sono state le dimissioni di Boris Johnson in Inghilterra, poi ancora gli agricoltori olandesi in rivolta che bloccano tutto il paese. Sulla stessa linea vi è stata l'attacco alle sedi del potere dello Sri Lanka, in quanto il popolo alla base si ribellava contro i provvedimenti in campo agricolo, provvedimenti del tipo diminuire i capi di bestiame, era stato chiesto anche in Olanda, portando a un fallimento sicuro di chi vive di allevamento. In seguito un vero e proprio attentato con uccisione all'ex premier giapponese da parte di un ex soldato del popolo. In seguito anche in Italia ci sono dei tumulti, ma anche in Francia Macron è indagato per quanto riguarda la questione Uber, che va a sfavore di chi ha lavorato tutta la vita come tassista. I due governi francese e italiano hanno agevolato in maniera irregolare lo sviluppo della piattaforma Uber, e portando diciamo al fallimento di tantissime persone che avevano dedicato la loro vita ad essere dei tassisti professionisti. In seguito Macron, che come abbiamo, se andate a vedere i video su Macron, abbiamo detto che sì, Macron avrebbe vinto le elezioni, ma come diceva il Grado Sabiano e la carta dei tarocchi che fu attribuita a Macron in seguito alle elezioni che lui ha vinto effettivamente, sebbene Macron avrebbe vinto le elezioni, avrebbe avuto difficoltà nel mandare avanti i suoi progetti. Infatti il Grado Sabiano parlava di una persona con un cappello, così come il fante di bastoni è una persona con cappello e bastone alla mano e sciarpa. Bene, una persona con cappello, bastone e sciarpa, anche nel Grado Sabiano, era descritta come una persona che andava contro una tempesta di neve, e questa tempesta di neve sarebbe stata appunto il popolo che Macron avrebbe avuto contro, ma anche finalmente l'opposizione, che alle legislative dopo le elezioni nazionali è cresciuta. Questa opposizione è cresciuta, e addirittura è successo peggio di quello che sta succedendo attualmente in Italia, poi ne parleremo. La destra e la sinistra francese fanno una posizione compatta contro i poteri luciferini dei neoliberisti rappresentati dal banchiere Macron. In seguito, ancora notizie dalla Cina, vi è stata un'imposizione dell'obbligo vaccinale, che però è stata subito dopo tolta in seguito ai tumulti del popolo cinese. Quindi anche il popolo cinese davanti a un obbligo sa rispondere. In seguito, torniamo in Francia, l'opposizione appunto della destra e della sinistra ai poteri sovranazionali del nuovo ordine mondiale rappresentati da Macron ha portato questa coalizzazione di poli completamente eterogenei e diversi, come la destra e la sinistra,
a fare un'opposizione compatta ai progetti di Macron e quindi vi è stata una votazione che ha portato finalmente all'abolizione del pass e del marchio della bestia che non sarà riapplicato nei mesi a venire. I canali di controinformazione francese sono estasiati da quello che è avvenuto, cantano ovunque vittoria. In Italia, invece, durante questa luna piena, vi è stato anche finalmente una giudice fiorentina che si è messa dalla parte del popolo e contro gli sbracciamenti e contro il principio di ricatto legato agli sbracciamenti. Quindi un primo giudice finalmente impugna alla grande la questione sbracciamenti e si schiera completamente contro, al punto non solo di denunciare l'illegalità di questo processo politico basato sul ricatto anticostituzionale contro le libertà umane, ma in più va oltre, denunciando proprio, scientificamente, attraverso le ricerche che lei ha fatto, i danni che potranno portare questi sbracciamenti. Lo stiamo già vedendo adesso che il risultato di 3 dosi non è altro che un'influenza estiva, dei contagi estivi come mai visti prima, ovviamente neanche nel 2021 e nel 2020, dove i contagi erano solo raccontati dalla televisione. Questo 2022 è un anno dove abbiamo visto dei veri e propri contagi, una vera pandemia, finalmente una pandemia di cui nel 2020 e 2021 abbiamo solo sentito parlare in televisione, finalmente la stiamo vedendo invece con i nostri occhi. Intorno a noi, sbracciati ma anche non sbracciati, si stanno contagiando, forse con nuove varianti, nuovi virus che sono proprio creati all'interno delle cellule di chi è stato sbracciato attraverso modifiche, di cui parla anche la giudice, modifiche possibili al DNA. E per finire, ultima notizia incredibile, della luna piena, Draghi dimissiona. Incredibile. Draghi, il quale governo era nato sotto la luna nuova nel segno dell'acquario nel 2021, dimissiona esattamente con la luna piena nel segno del capricorno. Quindi non dei giorni casuali, stiamo parlando di un inizio del governo Draghi con la luna nuova e un epilogo con la luna piena, in segni contigui quali acquario e capricorno. Quindi sì, proprio Draghi, il dragone, dimissiona. Nessuno l'avrebbe mai previsto. Avevamo previsto noi della Strategy altre sorprese contro il potere che sta vacillando e che continuerà a vacillare durante questa stagione estiva e i transiti nel cancro, ma arrivare a pensare che proprio Draghi capitolasse era imprevedibile da parte della Strategy, sebbene abbiamo detto sorprese arriveranno durante questa luna piena, facendo riferimento al grado sabbiano di questa donna che rappresenta il popolo e che aspetta il veliero. E la strategia aveva detto che questo veliero sarebbero appunto nuove notizie sorprendenti riguardo al collasso e al vacillamento dei poteri. Ma mai avremmo pensato che proprio Draghi, diciamo il capostipite di questo lancio dell'Italia come apripista al transumanesimo, avrebbe capitolato proprio durante questa luna piena nel segno del Capricorno. E quindi queste sono le notizie. E mentre il potere vacilla, vi è un'altra parte del potere, che sono tutti quei governi che si dichiarano ancora apertamente a favore della protezione del potere popolare, il potere sovrano dei popoli, come la Russia. Bene, questi governi invece diventano sempre più forti. Il rublo russo sta aumentando potere, mentre il dollaro diminuisce e l'euro è arrivato a pari del dollaro, di un rapporto 1-1, e ultimamente invece sta addirittura scendendo sotto il rapporto di 1-1. E quindi l'euro potrebbe crollare prima del dollaro per poi portare con sé anche il dollaro. E non vorrei che questo sia un antipasto di quello che succederà, come previsto dalle previsioni AstroTG, a partire dal 1 agosto, con una grossa crisi finanziaria, economica e delle risorse mondiale, di cui poi gli effetti maggiori sulla popolazione saranno sentiti poi durante l'autunno. Però già a partire da questo agosto sentiremo molto di questo cambiamento in peggio dell'economia mondiale, o più che altro occidentale, europea. E oltre
alla potenza del rublo e della Russia, di questa Russia pro popolo che aumenta, vi è anche un intravedere di una certa coalizione di altri popoli che sono, e di altri governi che sono sulla stessa linea di Putin, perché infatti Putin è andato ad incontrare il presidente iraniano e il presidente turco per discutere pacificamente delle prossime mosse che dovranno compiere davanti a questa situazione mondiale abbastanza complicata. Quindi ora grande appuntamento sarà il 1º agosto, quando ci sarà la congiunzione Marte, nodo nord e Urano nel segno del Toro, e vedremo cosa succederà. Spero che questo crollo dell'euro non sia un indizio di quello che ci aspetta e che va a favore della previsione Astro TG. Ebbene, con questo per l'Astro TG di oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.